La richiesta di un consiglio regionale straordinario con all'ordine del giorno il tema del sistema delle acque del Gran Sasso e la possibilità di scongiurare la chiusura del traforo, che sarebbe una mannaia per l'economia locale, arriva da Giovanni Legnini, consigliere di opposizione in Regione Abruzzo. E proponiamo 5 punti precisi di intervento. 1. Chiedere al governo di stanziare con provvedimento legislativo le risorse. 2. Sia al commissario, ma al commissario per eseguire le opere, non per sostituire le competenze degli altri enti, a partire dalla regione. Quindi il presidente della regione assuma il ruolo, la funzione di coordinamento e gli enti, i soggetti coinvolti facciano tutto ciò che bisogna fare. 3. Rinnovare e rafforzare il protocollo d'intesa di cooperazione per la prevenzione del rischio. 4. Favorire la partecipazione dei cittadini e delle imprese in un periodo che si preannuncia non breve, lungo, perché per eseguire queste opere occorrerà tempo. 5. Revocare la decisione di chiusura dell'autostrada. L'autostrada non può chiudere. Intanto il PD nazionale, con altre forze di opposizione, guidate tutte da Stefania Pezzopane, deputata della Repubblica, stanno predisponendo un disegno di legge organico che vada proprio nella direzione indicata da Legnini. I poteri statali devono metterci risorse, devono sostenere il sistema regionale, ma ciascuno di noi deve fare, ciascuno dei poteri regionali e locali devono fare il proprio dovere. Bisogna anche favorire, per esempio, la partecipazione dei sindaci, delle associazioni a questo percorso che non sarà né facile né breve e che per fortuna poggia su un lavoro istruttorio che è stato garantito nei 2 anni trascorsi, che si è concluso con una delibera di giunta regionale presieduta da Giovanni Lolli il 25 di gennaio scorso.